Buongiorno a tutte e bentornate sul canale. Sono tornata ieri dalle vacanze. Se qualcuna mi segue su Instagram avrà visto qualche foto che ho messo. E siamo stati in Sicilia, siamo stati 10 giorni, diciamo 9, perché siamo tornati un giorno prima. E siamo stati benissimo, il tempo fantastico, mare bellissimo, quindi che ve lo dico a fare. Torno sempre un po' raffreddata io, non lo so, vabbè. Ero raffreddata anche al mare. Quindi scusatemi per questa voce proprio non il top. E facciamo rapidamente un video spacchettamento di Campagna 10 che mi sono fatta arrivare a casa dei miei genitori mentre ero fuori. Avevo raccolto tutti gli ordini, quindi non stavo più nella pelle, volevo vedere le ultime cose, soprattutto le ultime cose nuove. Vi faccio vedere subito il cartaceo, quindi sono arrivati i fantastici cataloghi di Campagna 12 con il lancio del nuovo mascara, il Big e Extreme, che praticamente vi faccio vedere, è questo qua. L'ho preso nella tonalità brown, non mi dispiace affatto, straconsigliato. Poi ve lo faccio vedere meglio dopo. È arrivato l'Avon Tutto per Te e c'è un interessantissimo diciamo inserto interno proprio dedicato al mascara, quindi a tutti i vari tipi di mascara Avon e alle caratteristiche dei vari scovolini e diciamo l'effetto finale. Ovviamente la fattura, l'outlet, che è solo per le presentatrici, se non fosse chiaro. E poi vediamo un po' un sacco di cartaceo così. Allora, ho diverse cose di abbigliamento che vi faccio vedere subito. La prima cosa è del Giseno, che finalmente dopo non so più quante campagne, infinite campagne, è finalmente arrivato, che era questo qua, quello con la fascia alta di lato, che era per me, avevo preso la taglia sbagliata, questo mi sembra che sia perfetto, quindi molto molto carino, con questa bella fascia antirotolo, visto che ho preso 3 kg in 10 giorni, ebbene sì. Poi mi sono presa nell'outlet questo completo casa, non l'ho nemmeno aperto quindi non lo so, 44-46, mi sembra 12 euro, ma voglio dire, per il prezzo. Ecco qua, la magliettina così corta con la manica diciamo a 3/4 e il pantalone, ecco qua, con questa riga laterale, così, perfetto. Così quando viene il corriere finalmente mi vede con un abbigliamento un po' più decente, visto che ho tutto il guardaroba settore casa proprio da buttare. Poi mi hanno ordinato 2 jeggings, quello stampato, questo qua, quello con la fascia body medium e questo qua nero, sempre 48-50. Poi mi hanno ordinato il pigiama Ellie, quello con l'elefante, che è questo, questo è il pantalone, qui si vede un pezzo della maglia, è taglia 40-42, anche questo stava a un prezzo interessante, mi sembra, 12 euro. Poi vi faccio vedere che cosa ho preso in anteprima. Adesso vi faccio vedere che cosa ho preso dall'anteprima, non tantissime cose, devo essere sincera, però così per provare. Allora, ho preso il siero, questo qui nuovo, dell'Advanced Technique, ricostruzione diciamo, ho ancora l'altro, però volevo prendere quel prodotto Beauty Tool in anteprima, quindi ho preso questo perché è un'anteprima cosmetica di Campagna 11 e quindi lo trovate in Campagna 11, è questo qua. Alla siero capillare, ricostruzione profonda, ma prima. Poi ho preso
le pantofole per il mio compagno. Spero di aver indovinato il numero. Che saranno nel catalogo di campagna 12, se non erro. Queste sono le 42-43. Hanno questa suola, diciamo, in foam, in memory foam. E non so, vediamo, molto carino. Visto che per gli uomini non ci sono mai tantissime cose, ho preso quello. Poi, vediamo, altra cosa in anteprima è appunto il mascara, quello che vi dicevo, che è questo. La confezione è così. Questo è brown black. Questo è lo scovolino. È fatto così. E l'effetto appunto è questo qua. Guarda, questa è solo una passata, di mascara. Non male, le ciglia le separa bene, non mi dispiace affatto. Comunque l'ho provato solo questa mattina, quindi. Ho preso tantissimi campioncini in anteprima per il lancio dei nuovi Luminous Velvet e Delicate Matte che saranno nel catalogo 11. E appunto questo è il matte delicato, il mauve. Aspettate che ve lo dico perché non mi ricordo. Questo è il Mauve Whisperer, che è questo qua. Non so se si vede, che è questo. Non è affatto male, è delicato, confortevole, non sembra neanche di indossare un rossetto matto, quindi è molto morbido. E niente, torniamo poi a noi. Dicevamo, sto facendo un sacco di confusione perché le vacanze non mi hanno fatto benissimo, devo essere sincera. Cioè, stavo benissimo in vacanza, adesso sono leggermente frastornata, non vi dico ieri proprio. E allora, torniamo. Queste erano le cose in anteprima che vi ho fatto vedere. Poi mi hanno ordinato. Torniamo all'abbigliamento. Mi hanno ordinato gli slip, quelli brasiliani, questi qui in pizzo, in set da 3. Poi la cintura, quella. Adesso una ve la faccio vedere perché una è mia, l'ho ordinato. Una di queste, due di quelle. E questa è la mia. Spero mi entri. Vabbè. Quella fatta così. Praticamente è così, con queste lunghe cinture, quindi si allaccia e poi si va ad annodare tutta intorno. Sembrerò un salame. Vabbè, però era carina. La volevo provare. Poi mi è arrivata la lampada, quella da lettura che era spediremo la volta scorsa. Io ho preso per me dal catalogo casa, mi si è rotto, il pelapatate, che è questo qua, eccolo qua. Era bello d'acciaio, ma mi si è rotto. Poi torniamo sempre, diciamo, al non cosmetico. Vi faccio vedere una cosa che ho preso per me. Maglia Avon, questa qua col logo, è una L, ho fatto bene perché cioè in cotone, quindi carina. Allora, poi passiamo un attimino ai prodotti che mi hanno ordinato. C'era l'offerta sul catalogo 10, adesso ve la faccio vedere. Praticamente ordinando i prodotti da pagina a pagina si poteva prendere questo nuovo spray fissante della Magix a 1,99. Quindi mi hanno ordinato i prodotti e hanno preso due spray di questi qua. Poi abbiamo due illuminanti, adesso uno lo faccio vedere perché è mio, il Candlelight, scusate il mio pessimo inglese, che è così, piccinino così, e è fatto così, questo si ruota, credo. Sì, ha questa specie di rotellina qua, si ruota e questo è l'illuminante.
diciamo quello più dorato, poi c'è l'altra versione più argentata. Quindi questo è il mio, quindi ne abbiamo presi due. Poi ho della Planet Spa il siero, quello all'olio d'oliva. Poi mi è arrivato, ah no, poi ho, scusate, l'eyeliner, quello big della Marc, una cipria translucente della Color Trend. Mi hanno mandato poi diversi campioncini di questo nuovo rossetto e in più il prodotto, appunto, che dicevamo, il Beauty Tool, che questa volta era questo smalto qui, come vedete, metallizzato, non so se è, eccolo qui, è diciamo un argento metallizzato che uscirà in campagna 11 della Avon True. Qui è l'Icy Purple. Poi mi hanno ordinato, c'era in promozione un fantastico set che non ricordavo chi me l'avesse preso. Al momento ho pensato, l'ho ordinato io, ma non mi ricordo. E è questo, quello composto da 5 pezzi, quindi c'è il bubble bath da 1 litro, crema mani, acqua profumata, crema corpo. E in più c'è questo da 2,50 della Sensis a 10,99 mi sembra. Il profumo è delizioso. Ieri sera mi sono fatta il bagno con quello perché è fantastico. Poi mi hanno ordinato questo della Sensis, che non amo particolarmente perché è troppo agrumato, non lo so, non mi convince tantissimo. Poi i prodotti in gel non mi piacciono tanto, a parte quello là. Il Sensis, quello nuovo, come profumazione. Poi c'era l'offerta del Natural Kids, quindi questi sono due bagno doccia. Poi mi hanno ordinato due spray per capelli, uno protettivo e uno lisciante, questi qua, Advanced Technique. Poi ho deodoranti. Deodoranti da uomo, due, il blu e il verde, quindi è il Minerals e il Fresh, un deodorante Faraway e il set per i piedi, pure questo in offerta a 7,99, c'era sia il trattamento da notte alla lavanda, lo spray per i piedi e l'olio sempre alla lavanda. La crema XXL per i piedi, questa è crema per pedicure. Poi un trattamento a strappo della Clear Skin, un profumino quello piccolo Sparkly Citrus, che è quello verde, molto carino perché interessante, ha quella profumazione di limone molto fresca, molto estiva. Poi mascara Turbo Lash della Color Trend. Poi ho le Glimmer Stick, due nere. E poi ho questo eyeliner, il Black Bijou, sempre Glimmer Stick ma con lo diamond, quindi con i brillantini. Poi dal catalogo precedente c'era l'offerta dei due sieri, questi qui all'olio d'argan. Poi abbiamo un Natural Beige, il Natural Beige, il fondotinta della Avon True, quello 3 in 1, e due correttori, questi qua, quelli nuovi, uno Light Medium e uno Neutral Fair, questi qui. E poi io mi sono presa, che era l'offerta della campagna, il Today mi mancava, l'ho preso. Ecco qua, com'è. Buono. Come un classico, secondo me, insieme al Faraway, e lo volevo proprio avere. C'è poco da fare. Come dicevo, milioni. Ho preso 20 campioncini dei nuovi rossetti perché li darò alle clienti da provare. E niente, mi sembra di avervi fatto vedere tutto, è un video un po' sconclusionato questo giro, mi rendo conto,
però una sorta di jet lag da vacanza, quindi appena mi riprendo sicuramente andrà meglio. E niente, mi raccomando, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, lasciatemi un bel like, mi farebbe piacere. E niente, ci vediamo prossimamente con un altro video, praticamente a breve, è quasi ora di fare il nuovo ordine di campagna 11. Però no, sicuramente vi farò vedere i prodotti terminati che avevo in previsione per fine agosto, primi di settembre, ma non sono riuscita. E niente, quindi vi saluto, vi lascio un grande bacio e vi auguro una buona giornata. Ciao a tutte!